Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Dopo tanto tempo sono tornata con un nuovo progetto. In realtà questo progetto non è mio, ma è di una bravissima creativa, designer, Rania Scordalù. Allora, questo è un maglioncino che ho visto un po' di tempo fa su Facebook e su Pinterest. Mi è piaciuto tantissimo. Mi sono subito innamorata di questo maglioncino. Così ho contattato Rania Scordalù e ho chiesto se potevo fare il video di questo maglione che a me piace tantissimo. È stata gentilissima e ha consentito molto volentieri. Allora, questa è una taglia 46, è la mia taglia. Sono partita con 124 catenelle e ho distribuito i miei punti. 22 maglie per il davanti, 22 maglie per il dietro e 40 maglie per ogni manica. Le maniche le ho lavorate su un multiplo di 10 catenelle. In pratica io non ho avuto nessuna indicazione, quindi ho scaricato la foto e ho cercato di capire dalla foto i punti e diciamo la lavorazione. In pratica diciamo questo motivo dalla foto non sono riuscita a capire il multiplo, quindi ho fatto un po' a modo mio, ho fatto un multiplo di 10. Dicevo che questa è una taglia 46. Nel video vi lascio le taglie dalla 40 alla XL, doppia XL. Allora, dicevo, sono partita con 124 catenelle, ho chiuso a cerchio e come ho già detto prima ho lasciato 22 maglie per il davanti e per il dietro. Gli aumenti li ho fatti solo sul davanti e sul dietro. Ad ogni giro ho aumentato una maglia sulla prima e sull'ultima maglia fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio. Io sono arrivata a 21 centimetri. Arrivata all'altezza del sottobraccio, prima di unire le due parti, il davanti e il dietro, ho aggiunto 10 maglie alte. Non ho fatto le catenelle, ma ho fatto le maglie alte, che poi nel video si vede, si vedrà. Aggiunto le 10 maglie alte, ho aggiunto un motivo e quindi adesso i miei motivi sono 5. È una lavorazione all'inizio, diciamo, non è stato molto facile, ecco, però poi, una volta capito come lavorare questa maglia, diciamo che è risultata abbastanza, poi man mano ho capito e quindi è risultata abbastanza facile. Bene, io ho lavorato questa maglia con questo filato che avevo in casa. Ho comprato questo filato da un bel po' di tempo e quindi ho deciso di usarlo per fare questa maglia. In realtà io la prima maglia, questa è la seconda che ho fatto, la prima maglia l'ho fatta di colore nero, quindi non era il caso di fare il tutorial perché non si, insomma, non si vedeva niente. E quindi avevo in casa questo che è un filato sfumato, ma diciamo che diciamo più un video dimostrativo per farvi vedere come lavorare questa maglia. Comunque, io ho usato due gomitoli e questo è il secondo, questo è quello che mi è rimasto. Un gomitolo è 150 grammi, 600 metri, quindi per una taglia 46 io ne ho utilizzati uno e questo è il secondo, quello che mi è rimasto. Per le maniche io ho lavorato le maniche a tre quarti e la mia maglia, vi dico anche quanto è lunga la mia maglia, non è lunghissima, questa volta l'ho fatta leggermente sotto, sono arrivata sotto la cintura dei pantaloni. Allora, la mia maglia è lunga 57 centimetri. Mi dico la larghezza, della mia maglia è
47 centimetri, ok? Quindi volendo potevo fare anche le maniche lunghe oppure allungare ancora di più la mia maglia. Come bordino ho lavorato un paio di giri solo a maglia bassa e così ho fatto anche nelle maniche e qui nello scollo ho lasciato in questa maniera. Quindi quando ho iniziato il mio lavoro ho fatto solo come base, ho fatto solo un giro a maglia bassa e quindi io lo lascio in questa maniera. Allora, dicevo che io il mio scollo lo lascio in questa maniera. Scusate, si è staccata la telecamera e quindi si è staccata la registrazione. Ho lasciato lo scollo in questa maniera, va bene? Dimenticavo di dire che ho lavorato la mia maglia interamente con l'uncinetto del 3,5, va bene? Questo filato, il filato che ho usato io, nell'etichetta consiglia l'uncinetto del 4 o del 5. Io ho usato invece l'uncinetto del 3,5, va bene? Ok, vi lascio il tutorial. Ciao! Allora, prima di iniziare la lavorazione della maglia vi do qualche misura. Allora, per la taglia S, una 40-42, si inizia con 116 catenelle. Quindi io ho impostato i miei punti in questa maniera: 18 maglie per il davanti, 18 maglie per il dietro e 40 per ogni manica. Le maniche si lavora un multiplo di 10 catenelle, ok? Per la taglia M si inizia con 120 catenelle, quindi 20 maglie per il davanti e il dietro e 40 per ogni manica. Per la taglia L, che è una 46, e io ho lavorato, ho fatto questa lavorazione, la taglia L, ho iniziato con 124 catenelle, quindi ho fatto 22 maglie per il davanti, 22 maglie per il dietro e 40 per ogni manica. Per quanto riguarda la XL, questa va bene anche per la doppia XL, ho aumentato un motivo per ogni manica, quindi ho fatto 50 maglie, 50 catenelle per ogni manica e 24 maglie per il davanti e 24 maglie per il dietro. Ok, possiamo fare 24 maglie o 26 maglie per il davanti o il dietro. Se volete una doppia XL, lavorate 26 maglie per il davanti e 26 maglie per il dietro. E come ho già detto, le maniche è un multiplo di 10 catenelle. Allora, io ho fatto le mie catenelle, le mie 124 catenelle, quindi adesso giro le mie catenelle tutte così dritte e chiudo nella prima catenella con una maglia bassissima. Prendo il filo e chiudo, faccio 2 catenelle e adesso lavoro un giro. Qui ho stretto troppo. Tutta maglia bassa. Allora inizio con 2 catenelle e faccio un giro tutta maglia bassa, quindi vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa, nel frattempo nascondo anche il filo. Quindi lavoro 124 maglie basse. Facciamo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi il lavoro non risulta, non ci troviamo poi con i punti. Ok, quindi vado in ogni catenella e lavoro una maglia bassa. Ok, ci ritroviamo alla fine del giro. Bene, arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ecco. Ora faccio
3 catenelle che sono la prima maglia alta. Adesso lavoro 22 maglie alte, quindi ho lavorato la prima, vado nella maglia seguente, lavoro la seconda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21 e 22. Quindi ho lavorato le prime 22 maglie e questo facciamo anche il davanti. Ora prendo un po' di filo e faccio allora 4 catenelle 1 2 3 4 quindi iniziamo la prima manica lavoro su 40 maglie, quindi faccio 4 motivi perché è un multiplo di 10. Allora salto 1, 2, 3 maglie, nella quarta lavoro una maglia bassa. Lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto una maglia, nella maglia seguente lavoro una maglia bassa. 4 catenelle 1 2 3 4 salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta lavoro 2 maglie alte quindi ho lavorato la prima rientro e lavoro la seconda e il primo motivo è fatto. E adesso ripeto il secondo, quindi faccio 4 catenelle 1 2 3 4 salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una maglia maglia seguente maglia bassa 4 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro 2 maglie alte quindi 1 rientro 2 e ho lavorato il secondo motivo adesso lavoro il terzo quindi faccio 1 2 3 4 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa 3 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa 1 2 3 4 scusate se ho fatto il nodo 4 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia alta quindi sono 1 2 3 rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta 4 catenelle 2 3 4
salto 1 2 3 nella quarta maglia, lavoro una maglia bassa. Quindi adesso sto lavorando l'ultimo motivo, il quarto. Faccio 3 catenelle, 1 2 3, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. 1 2 3 4, salto 1 2 3 nella quarta maglia, lavoro una maglia alta. Questa è la prima maglia delle 22 maglie che devo lavorare. Ok, vi faccio vedere. Quindi qui io ho lavorato le 22 maglie alte, ho fatto 4 catenelle, ho saltato 3 maglie, nella quarta ho lavorato una maglia bassa, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, 4 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta lavoro 2 maglie alte. Io qui non ho fatto la catenella di separazione, quindi se la manica vi risulta un pochino stretta, aggiungete una catenella di separazione. Io non ho fatto la catenella di separazione. Quindi, finito il mio primo motivo, faccio il secondo. 4 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta maglia bassa, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. E quindi ho lavorato il secondo motivo, 4 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta 2 maglie alte nella stessa maglia. Quindi 1 2 3 4. Alla fine del quarto motivo, saltando le 3 maglie, nella quarta lavoro una maglia alta, e adesso devo continuare a lavorare ancora 21 maglie alte. Quindi faccio 1 2 3 4 5 fino ad arrivare a 22. Lavorate le 22 maglie alte, adesso lavoriamo la seconda manica. Quindi facciamo 4 catenelle, 1 2 3 4, salto 1 2 3 nella quarta maglia, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4, salto 3 maglie, 1 2 3 nella quarta, lavoro 2 maglie alte, 1 2 4 catenelle, 1 2 3 4, salto 3 maglie, 1 2 3 nella quarta, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4, salto 3 maglie, 1 2 3 e nella quarta lavoro 2 maglie alte. Quindi ho lavorato due motivi, devo lavorare ancora altri due motivi. Quindi ci ritroviamo qui alla fine del giro. Intanto vi faccio vedere il filato che sto lavorando. Allora, io sto lavorando questo filato. È un filato che avevo in casa già da tantissimo tempo. Non l'ho mai usato, quindi non vi so dire, diciamo, com'è il risultato di questo, della lavorazione con questo filato. È un filato a 4 capi, non è ritorto, quindi la lavorazione già la sento, sono, diciamo, all'inizio della lavorazione, e già capisco che la lavorazione risulta abbastanza morbida. Vi faccio vedere l'etichetta. Ecco, il mio filato è questo. Questo è un gomitolo da 150 grammi 600 metri, va lavorato con il ferro con l'uncinetto del 4 o del 5. Io comunque sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo.
Voi potete lavorare qualsiasi filato avete in casa. L'importante è che si lavora con l'uncinetto del 3,5 o del 4. Se cambiate uncinetto, diciamo, magari poi la taglia risulta diversa, ok? Magari risulta più grande se lavorate con un uncinetto più grande del 4,5 o del 5. Va bene? Allora, come dicevo, finisco i motivi della mia manica, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Allora, eccomi alla fine del giro. Quindi ho lavorato l'ultimo motivo. Adesso qui salto 1, 2, 3 nella quarta maglia e qui mi trovo una maglia alta, chiudo con una maglia bassissima. Adesso iniziamo la lavorazione, il davanti e il dietro facendo degli aumenti. Quindi facciamo gli aumenti ad ogni giro e li facciamo sulla prima e sull'ultima maglia. Allora, inizio con 3 catenelle che sono come sempre la prima maglia alta. Lavoriamo anche, facciamo una lavorazione che abbiamo già fatto, perlomeno io, che io ho già fatto. Ho fatto alcuni tutorial con questo punto. Quindi lavoriamo una maglia alta e una maglia alta doppia in rilievo. Quindi dobbiamo alternare questi due punti. Ora qui io mi trovo sul primo punto, sulla prima maglia alta. Ho iniziato con 3 catenelle per formare la prima maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e faccio il mio primo aumento. Vado sotto la maglia alta, così prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia. E questo è il primo aumento. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto due volte, vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta doppia in rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta. Quindi faccio una maglia alta normale e una maglia alta doppia in rilievo davanti. Quindi due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia in rilievo. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in rilievo. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta. È un punto molto semplice, però a me piace molto l'effetto. È nella maglia, diciamo, originale, la maglia che ha creato la bravissima Rania Scordalù, ha fatto lo stesso punto. Quindi lavoro fino ad arrivare all'ultima maglia alta, perché nell'ultima maglia dobbiamo fare l'aumento. Vado un pochino veloce. Quindi qui ho lavorato la maglia alta doppia e qui lavoro la maglia alta doppia, maglia alta. Ecco, qui mi trovo sull'ultima maglia alta, quindi lavoro una maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e nella stessa maglia, la maglia sottostante, vado sotto la maglia in questa maniera, prendo il filo e lavoro
il mio aumento, una maglia alta doppia. Ecco. Ora lavoriamo la manica. Quindi faccio 2 catenelle. 1, 2. Qui abbiamo 4 catenelle. Quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Adesso una catenella e nell'archetto delle 3 catenelle lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella. Vado nell'archetto delle 4 catenelle e lavoro una maglia bassa. 2 catenelle. Qui dove abbiamo le 2 maglie alte, io qui non ho fatto la catenella di separazione, quindi vado tra le 2 maglie, entro proprio al centro delle 2 maglie e lavoro 2 maglie alte. Quindi 1, rientro, 2. E adesso lavoro il secondo motivo. Quindi faccio 2 catenelle, una maglia bassa dove abbiamo l'archetto di 4 catenelle. Una catenella. Vado nell'archetto di 3 catenelle e lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella. Nell'archetto delle 4 catenelle lavoro una maglia bassa. Adesso 2 catenelle e nelle 2 maglie alte, al centro delle 2 maglie, lavoro 2 maglie alte. 1, rientro, 2. E adesso devo lavorare il motivo, il terzo motivo. 1, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle. Una catenella, 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle. 2 catenelle e 2 maglie alte proprio al centro delle 2 maglie. 1 e 2. Scusate, prendo un po' di filo. Ok. Finisco l'ultimo motivo. Quindi faccio 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle. 1 catenella, 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, 2 catenelle. Qui adesso siamo nella seconda parte delle 22 maglie, quindi facciamo un aumento. Allora vado sulla prima maglia e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto 2 volte. Nella stessa maglia, nella maglia sottostante,
vado sotto la maglia in questa maniera, prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia in rilievo. Ora, nella maglia seguente lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in rilievo. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi qui ho lavorato la maglia alta doppia, nella maglia seguente lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia. Arrivo alla fine, così facciamo il secondo aumento insieme. Quindi maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia, maglia alta, maglia alta doppia. Ci sono quasi alla fine. Maglia seguente, maglia alta, sono sulla penultima maglia, faccio una maglia alta doppia in rilievo. Ecco, sull'ultima maglia, quindi vado nell'ultima maglia alta e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto due volte, nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia. E questo è il secondo aumento. E adesso ricominciamo i motivi per l'altra manica. Lavoro solo un motivo, poi andate avanti fino alla fine del giro. Allora, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle, una maglia bassa e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. 1 2 3 4, scusate, questo non mi piace. Allora, 2 3 4 5 6 7. Una catenella, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, 2 catenelle e 2 maglie alte nelle 2 maglie alte, qui al centro delle 2 maglie. 1. Se volete allargare un pochino la manica, fate una maglia alta, una catenella e una maglia alta, ok? Io comunque non faccio le catenelle di separazione. Allora, andate avanti, ci ritroviamo qui nell'ultimo motivo, alla fine. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Ho fatto una catenella, una maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, 2 catenelle e adesso chiudo qui nella prima maglia con una maglia bassissima. Adesso ricominciamo, quindi facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, filo sull'uncinetto due volte. Qui dove abbiamo la maglia alta lavoro una maglia alta doppia, ripeto, dobbiamo fare gli aumenti ad ogni giro, quindi nella stessa maglia ho lavorato una maglia alta doppia. Nella maglia seguente mi trovo una maglia alta doppia,
quindi lavoro sulla maglia alta doppia una maglia alta. Qui nella maglia, la maglia seguente, mi trovo una maglia alta, quindi nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia. Maglia seguente, mi trovo una maglia alta doppia, quindi sulla maglia alta doppia lavoro una maglia alta. Maglia seguente, mi trovo una maglia alta, quindi nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia. Maglia seguente, mi trovo una maglia alta doppia, quindi sulla maglia alta doppia lavoro una maglia alta. Maglia seguente, mi trovo una maglia alta e quindi nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia in rilievo, quindi vado sotto la maglia, così prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia. Quindi dobbiamo invertire i punti. Dove abbiamo la maglia alta, lavoriamo la maglia alta doppia, e dove abbiamo la maglia alta doppia, lavoriamo una maglia alta. Ok, così in tutti i giri, tutti i giri che facciamo dobbiamo invertire i punti. Ripeto, dove abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta, e dove abbiamo la maglia alta lavoriamo una maglia alta doppia in rilievo. Quindi qui mi trovo una maglia alta doppia e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia in rilievo. Nella maglia alta doppia rilievo lavoro una maglia alta. Maglia alta, quindi lavoro una maglia alta doppia in rilievo. Sinceramente non so come si chiama a questo punto, però a me piace tantissimo. È veramente un bel punto, semplice, facile, ma ha un bel effetto, soprattutto se si lavora con la lana, con un filato un pochino più grosso. Allora, arrivo all'ultima maglia, vi faccio vedere ancora come dobbiamo fare l'aumento. Ecco, quindi qui sono sull'ultima maglia e mi trovo una maglia alta doppia. Lavoro, qui ho lavorato la maglia alta doppia, ok, e qui mi trovo la maglia alta doppia, quindi lavoro una maglia alta, e nella stessa maglia, qui l'ultima maglia, lavoro una maglia alta doppia. E quindi ho fatto l'aumento. Adesso faccio una catenella. Qui dove abbiamo le 7 maglie alte dobbiamo lavorare delle maglie alte chiuse insieme, quindi lavoro 3 maglie alte e le chiudo tutte e tre insieme. Quindi vado nella prima maglia alta, prendo il filo ed esco da 1, riprendo il filo ed esco da 2, rientro nella stessa maglia, prendo il filo, esco da 1 ed esco da 2, riprendo il filo, rientro nella stessa maglia, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo. 3 catenelle. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e ripeto le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi esco da 1, esco da 2, rientro nella stessa maglia, esco da 1, esco da 2, rientro, esco da 1 ed esco da 2.
e chiudo 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, ripeto 3 maglie alte chiuse insieme, quindi esco da 1, esco da 2, rientro, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo 3 catenelle, salto una maglia, vado sull'ultima maglia alta e lavoro le 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3 e chiudo una catenella, vado al centro delle 2 maglie alte e lavoro 2 maglie alte, 1, rientro, 2. Quindi abbiamo 4 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Ho lavorato le mie 2 maglie alte, adesso una catenella e ripeto nel secondo gruppetto di 7 maglie alte. Quindi vado sulla prima maglia e lavoro 3 maglie alte non chiuse. Quindi rientro, esco da 1 ed esco da 2. Rientro, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3 e chiudo 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, lavoro le 3 maglie, 1, 2, 3 e chiudo 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, 3 maglie alte chiuse insieme, 2, 3, chiudo una catenella, vado nelle 2 maglie alte, quindi vado al centro e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e ripeto, ripeto qui dove abbiamo le 7 maglie alte, 4 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme, separate da 3 catenelle, ok? Quindi vado avanti e ci ritroviamo qui. E lavoriamo la seconda parte dove facciamo gli aumenti. Ecco, finito di lavorare la parte delle maniche, ho fatto l'ultimo motivo di 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella, e adesso qui lavoriamo la seconda parte, quindi dobbiamo fare gli aumenti. Allora vado nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta 2 volte filo sull'uncinetto, nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia in rilievo, nella maglia alta doppia lavoro una maglia alta e nella maglia alta seguente lavoro una maglia alta doppia in rilievo, qui mi trovo una maglia alta doppia in rilievo e lavoro una maglia alta, maglia seguente nella maglia alta lavoro la maglia alta doppia in rilievo, continuo così fino ad arrivare all'ultima maglia, allora arrivata qui nell'ultima maglia alta, quindi nella penultima maglia ho lavorato una maglia alta doppia in rilievo, sull'ultima maglia che mi trovo una maglia alta doppia in rilievo lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto 2 volte, nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia in rilievo, adesso faccio una catenella e lavoro i miei motivi, quindi lavoro le mie maglie alte, le mie maglie alte chiuse insieme, allora vi faccio vedere, nella prima maglia lavoro 1, 2,
3 e chiudo 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi esco da 1 ed esco da 2, faccio delle maglie alte, diciamo allungate, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, 3 maglie alte non chiuse, 2, 3 e chiudo 3 catenelle, vado sull'ultima maglia, 1, 2, 3 e chiudo una catenella e qui lavoro le mie 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e così via fino ad arrivare alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto i miei 4 motivi, 1, 2, 3, 4, una catenella e chiudo qui nella prima maglia alta con una maglia bassissima. E adesso ricomincio, faccio 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, 2 volte filo sull'uncinetto, nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia, maglia seguente, nella maglia alta doppia lavoro una maglia alta e nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia. Il rilievo, scusate, ogni tanto dimentico di dire maglia alta doppia e rilievo. Quindi vado avanti così fino ad arrivare al motivo delle maniche. Quindi adesso vado un pochino più veloce perché penso che avete capito come si lavora questo punto, come dobbiamo fare anche gli aumenti. Ok, arrivo qui dove abbiamo l'ultima maglia alta. Vi faccio rivedere ancora una volta come aumentare. Eccomi. Allora, ho lavorato le mie maglie alte, mi trovo qui nell'ultima maglia. Vi faccio rivedere come dobbiamo fare gli aumenti e poi andate avanti da sola, da sole, per quanto riguarda la parte del davanti e del dietro per gli aumenti, ok? Quindi qui mi trovo la maglia alta doppia, rilievo, lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro nella stessa maglia e lavoro la maglia alta doppia. Quindi dobbiamo seguire questa, come chiamarla, questa costina in questa maniera, ok? Dobbiamo l'ultima maglia, dobbiamo fare sempre la maglia alta doppia e rilievo nell'ultima maglia. Quando invece iniziamo il lavoro facciamo una maglia alta e nella stessa maglia poi lavoriamo la maglia alta doppia, va bene? Ora andiamo avanti per quanto riguarda le maniche, facciamo 2 catenelle, 1, 2, nel primo archetto lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel secondo archetto e lavoro una maglia bassa, scusate un attimo, prendo un po' di filo, 3 catenelle, maglia bassa nel terzo archetto, 2 catenelle, qui abbiamo le due maglie alte, quindi vado al centro delle due maglie e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, quindi vado nel primo archetto e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, secondo archetto maglia bassa, 3 catenelle, terzo archetto maglia bassa, 2 catenelle e 2 maglie alte qui dove abbiamo le due maglie alte, ok? Quindi lavoriamo, questo giro è facilissimo, quindi facciamo, qui abbiamo le due maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa nel primo archetto delle 3 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto,
2 catenelle e 2 maglie alte qui al centro delle due maglie, va bene? Quindi andiamo avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Quindi arrivati qua, poi dovete fare gli aumenti, lavorate poi la seconda manica e ci ritroviamo qui alla fine del giro. Eccomi, allora ho finito il mio giro, ho iniziato di nuovo il giro e ho fatto i miei aumenti e adesso lavoro qui nella manica. Quindi ci concentriamo adesso sulla manica. Lavoro 4 catenelle, quindi cominciamo dal primo giro. 1, 2, 3, 4. Vado nel primo archetto e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle. Vado nel secondo archetto e lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle e lavoro le mie due maglie alte al centro delle due maglie, 1, 2. Lavoro il secondo motivo, quindi faccio 4 catenelle, 2, 3, 4, una maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, una maglia bassa nel secondo archetto. Catenelle, 2 maglie alte qui al centro delle due maglie alte, ok? Quindi stiamo partendo dal primo giro, qui dove abbiamo fatto 4 catenelle, abbiamo saltato le 3 maglie, una maglia bassa, 3 catenelle, ho saltato una maglia. Nella maglia seguente ho lavorato una maglia bassa, 4 catenelle e 2 maglie alte, e quindi stiamo ripetendo qui. Ora lavoro il terzo motivo, 1, 2, 3, 4 catenelle, archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 2 maglie alte al centro delle due maglie, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nel primo archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 1, 2, 3, 4 catenelle, e qui adesso lavoro le mie maglie alte iniziando con gli aumenti. Quindi faccio una maglia alta e una maglia alta doppia nella stessa maglia, ok? Quindi lavoro le mie maglie, lavoro la mia manica e ci ritroviamo alla fine del giro. Rieccomi. Allora, finito il mio primo giro, ho chiuso nella prima maglia alta e ho ricominciato, scusatemi, le mie maglie alte. Ovviamente ho fatto un aumento sulla prima maglia e sull'ultima maglia. Quindi adesso devo lavorare il secondo giro. Il secondo giro dobbiamo fare 2 catenelle, una maglia bassa nelle 4 catenelle, una catenella e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, ok? Quindi facciamo 2 catenelle, una maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, una catenella, andiamo nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 7 maglie alte, 2, 3,
4, 5, 6, 7, una catenella, una maglia bassa qui dove abbiamo le 4 catenelle, 2 catenelle, 2 maglie alte al centro delle due maglie, 1, 2. E vado nel secondo motivo, quindi faccio 2 catenelle, maglia bassa dove abbiamo le 4 catenelle, una catenella e 7 maglie alte proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle, l'archetto di 3 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una catenella, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, 2 catenelle e 2 maglie alte al centro delle 2 maglie alte. Ok? Bene, continuate questa lavorazione. Allora, a questo punto si lavora su 5 giri, quindi adesso siamo al secondo giro. Continuate fino al quinto giro e poi ricominciate dal primo, ok? Quindi fate le 4 catenelle, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 4 catenelle e qui lavorate le 2 maglie alte all'interno delle 2 maglie alte. Quindi dobbiamo continuare con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Qui mi raccomando, all'inizio e alla fine dovete fare gli aumenti. Ok, per la mia maglia io ho già fatto la maglia, una maglia nera che poi la metterò diciamo all'inizio del video insieme a questa maglia che sto facendo, metterò anche l'altra, quella l'ho lavorata con un filato e una lana acrilica, quindi è leggermente più grande, però l'ho lavorata sempre con l'uncinetto del 3,5 e arrivata all'altezza degli scalfi mi sono fermata a 19 centimetri. Ora io adesso sto lavorando con il cotone, quindi non lo so se diciamo corrispondono i 19 centimetri, quindi man mano che vado avanti provo il mio lavoro. Quando arrivo all'altezza degli scalfi sotto le braccia poi dobbiamo chiudere, ok? Per la mia maglia, quella nera, quando ho chiuso il davanti e il dietro per lasciare lo spazio delle maniche, io ho aggiunto 10 catenelle, quindi ho aggiunto un motivo in più, va bene? Comunque questo poi lo vedremo più avanti. Intanto adesso io vado avanti con la mia lavorazione e ci ritroviamo dopo. Rieccomi. Allora, io ho lavorato per 21 centimetri, quindi sono arrivata all'altezza dei miei scalfi, 21 21 21 e mezzo, dipende poi come metto il lavoro sul tavolo. Comunque io l'ho provato e a me va bene. Ora devo iniziare la mia lavorazione con le maglie alte. Qui, quando arrivo all'ultima maglia alta, poi chiudiamo le maniche, va bene? Quindi adesso io qui inizio la mia lavorazione, lavoro le mie maglie alte normalmente, quindi non faccio l'aumento. Inizio qui. Allora, qui mi trovo una maglia alta, maglia seguente una maglia alta doppia in rilievo, quindi vado sotto le catenelle e faccio una maglia bassissima e lavoro 1 2 3 4 4 corrispondono a una maglia alta doppia. Vado qui nella maglia seguente, lavoro nella maglia alta doppia, lavoro una maglia alta e nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia. Maglia alta doppia, lavoro una maglia alta.
e nella maglia alta una maglia alta doppia. Vado avanti così fino ad arrivare qui all'ultima maglia alta e poi chiudiamo le due parti. Fatte le mie maglie alte, adesso aggiungo altre 10 maglie, quindi faccio come ho fatto nell'altra manica. Allora, giro leggermente il lavoro, vado nelle due costine e lavoro una maglia alta, quindi esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Giro il lavoro ed entro qui nelle due costine. Ora per me è un po' difficile anche perché ho la camera qui davanti e quindi mi viene insomma un po' difficoltà a farlo così. Ripeto, se non vi trovate bene fate 10 catenelle, ok? E usate un uncinetto mezza misura più grande, così le catenelle risultano morbide. Allora, 6, arrivo a 10 maglie. Ok, devo lavorare la decima maglia alta, quindi entro nelle due costine e prendo il filo. Adesso prendo l'altra metà qui dove abbiamo iniziato il giro ed entro proprio qui. Non entro dentro la catenella ma intorno alla maglia, ok? Esco da 2, esco da 2, esco da 2 e adesso chiudo qui nella terza catenella. E adesso riprendo la lavorazione, quindi devo lavorare adesso sempre a giro. Quindi qui mi trovo la maglia alta doppia e qui la maglia alta. Vado sotto la maglia alta e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 catenelle, che sono la prima maglia alta doppia. Adesso lavoro le mie maglie normalmente. Quindi dove mi trovo la maglia alta doppia lavoro una maglia alta e dove mi trovo la maglia alta lavoro la maglia alta doppia in rilievo così. Ok, lavoro le mie maglie alte e ci ritroviamo qui dove abbiamo le 10 maglie alte. Ecco, sono arrivata qui dove abbiamo aggiunto le maglie, le 10 maglie alte. Quindi vado nella maglia, faccio la maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia. Dobbiamo seguire il lavoro, quindi non dobbiamo fare niente di particolare. E lavoriamo adesso, è facilissimo perché dobbiamo lavorare sempre a giro fino alla lunghezza desiderata. Quindi se volete fare una maglia potete decidere anche di fare un vestito, dipende anche dal vostro filato, dal colore, insomma decidete voi cosa fare, se volete fare un vestito o una maglia. Allora, maglia alta doppia, maglia alta doppia. Ecco, vi faccio vedere.
Ecco qua. Vediamo se riesco ad allontanare un pochino l'immagine. Ecco. Ok. Bene. Adesso lavoro, faccio un po' di giri. Poi riprendo la lavorazione della manica, vi faccio vedere come riprendere la lavorazione della manica, ma è facilissimo. Vi faccio vedere solo i primi giri dove dobbiamo lavorare qui, dove abbiamo aggiunto le maglie, ok? Quindi adesso lavoro sempre a giro, seguendo sempre questo punto, va bene? E ci ritroviamo dopo. Allora, io sono andata avanti per un po' di giri, ancora non sono arrivata alla lunghezza desiderata perché la maglia è ancora corta, però vi faccio vedere l'effetto di questo filato. A me sinceramente piace molto con queste sfumature, a me piace molto. Allora, io ho lavorato la mia maglia con l'uncinetto del 3,5, arrivata all'altezza sotto il seno, ho cambiato uncinetto e sto continuando la mia lavorazione con l'uncinetto del 3, del numero 3. Ora comunque vi faccio vedere come dobbiamo lavorare la manica. Allora, qui io ho finito il mio motivo, sono arrivata al quinto giro e poi ho iniziato il primo giro, ok? Qui dove ho aggiunto le maglie alte, le 10 maglie alte. In questo foro inizio a lavorare e lavoro le due maglie alte. Allora, faccio le 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, poi rientro e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, salto le due maglie e faccio una maglia bassa, una catenella, salto una maglia, nella maglia seguente lavoro 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, una catenella, una maglia bassa, 2 catenelle e qui nel foro lavoro le due maglie alte. Due catenelle, una maglia bassa qui dove abbiamo le 4 catenelle, una catenella e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Una catenella, una maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, 2 catenelle, 2 maglie alte al centro delle 2 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, una catenella e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Una catenella, maglia bassa, 2 catenelle e 2 maglie alte al centro delle due maglie.
Quindi qui dove abbiamo aggiunto le 10 catenelle abbiamo aggiunto un motivo, ok? Faccio il giro, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, una catenella, maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle, 2 catenelle e chiudo qui dove ho iniziato con le 2 maglie alte. E ricomincio 3 catenelle, rientro e lavoro una maglia alta. Faccio una catenella e lavoro le mie maglie alte, le 3 maglie alte chiuse insieme. Scusate, prendo un po' di filo. Eccomi. Quindi 1, 2, 3, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, 3 maglie alte e chiuse insieme. Uno, due, fatta male, non mi piace. Ok, quindi il punto, lo sapete, dovete lavorare sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza della manica che desiderate. Quindi se volete una manica lunga o una manica a tre quarti, una manica corta, decidete voi come volete la vostra manica, ok? Ecco, fatto questo, fatto poi la manica, facciamo anche, alla fine facciamo un bordino magari intorno allo scollo, oppure lo possiamo lasciare così come preferite. Però alla fine della manica poi farò un bordino, farò un semplice bordino a maglia bassa. Quindi adesso vado avanti e ci ritroviamo poi per finire la manica con il bordino. Rieccomi. Allora, io ho finito le mie maniche, ho fatto delle maniche a tre quarti, in pratica come nella foto. Alla fine ho fatto un semplice giro a maglia bassa, quindi ho rifinito la mia manica in questa maniera. Voi se volete potete fare un bordino un pochino più alto a maglia bassa, oppure scegliete voi un bordino che più vi piace. Ecco, dove finire l'altra manica vi faccio vedere dove ho iniziato a fare il mio punto basso. Quindi mi trovo qui dove lavoriamo le 7 maglie alte. Quindi sto finendo il mio giro, faccio le mie 2 catenelle e chiudo qui dove abbiamo le 2 maglie alte. Faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Salto la maglia bassa e vado qui dove abbiamo le 7 maglie alte, quindi lavoro le mie 7 maglie alte. Saltando la maglia bassa stringo un pochino per fare tipo come un pulsino, però stringo perché la manica a me non piace così, è troppo larga, e quindi la stringo un po'. Quindi lavoro le mie 7 maglie basse sulle 7 maglie alte, allora. Adesso salto la maglia bassa e vado qui dove abbiamo le 2 maglie alte, vado al centro delle 2 maglie e faccio una maglia bassa. Salto la maglia bassa e lavoro le 7 maglie alte, quindi in ogni maglia alta lavoro una maglia bassa.
un bordino molto semplice, che la maglia è già lavorata, è bella di suo, quindi non mi piace fare un bordino particolare, ecco. Allora, qui abbiamo le due maglie alte, al centro delle due maglie lavoro una maglia bassa. Continuo così fino alla fine del giro. Alla fine del giro faccio un secondo giro di maglie basse e poi chiudo la mia lavorazione. Ok. Quindi, fatta la rifinitura, nascondiamo tutti i fili e la maglia è finita. Adesso la metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata. Spero che questo progetto, ripeto ancora una volta, questo non è un mio progetto, ma è un progetto di una bravissima creatrice, Rania Scordalù. L'ho contattata e ho chiesto se potevo fare il video. Lei molto gentilmente, diciamo, mi ha dato il consenso. E quindi spero che ho accontentato le mie ragazze del mio gruppo e spero anche di vedere tante maglie fatte da voi. Va bene? Io intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!